Seguiamolo. Questi sono i lapilli dell'eruzione, ecco. La commissione c'è? C'è tutta. La commissione è in cantiere. In cantiere. Mancano un po' di onorevoli. Allora, mettiamoci un po' più insieme, più concentrati. Ecco, possiamo scendere. Vengo, accomodatemi. Restare qui la difesa. Guardate qua, guardate un po' pericoloso, vieni io perché sono responsabile di me stesso, quindi se mi faccio male. Dovremmo magari far precedere anche gli onorevoli della Commissione Cultura, mi sembra che ci sia anche qualcuno, vero? Ci manca ancora. Onorevole, è l'ultimo della commissione? Ne manca uno. Ma Marco? Mancano Salva, manca un segno. Sì. Due ne mancano. Ah. Penso che bene. Ci raggiungerà. Io vi faccio una breve introduzione così poi gli altri ci possono raggiungere. E passiamo anche se in maniera un po' scomoda attraverso un cantiere, che è un cantiere nato come cantiere del grande progetto e a cui si è affiancato poi un cantiere sui fondi ordinari e che prevede un'operazione di scavo e di valorizzazione di tutta quest'area, un'area molto strategica che era rimasta pressoché abbandonata dopo una serie di interventi del 2000 che erano funzionali a permettere di realizzare una nuova entrata a Pompei da qui, da Porta Stabia. Non furono mai realizzati, non so perché, ma era rimasto però una situazione molto, come vedete, complessa con tutti i cavi della videosorveglianza e li vedete anche lì un po' sospesi, cioè era una situazione da bonificare. Questo si è nato però all'inizio come opera di messa in sicurezza di questo edificio che ospita appunto i nostri uffici e quindi nel fare mettere in sicurezza le fondazioni è venuto fuori un angolo della tomba. E questo ci ha creato una serie di problemi con i fondi europei, è molto difficile fare delle varianti in aumento, ma qui uno scavo, capite bene, l'aumento c'è, per cui dopo varie vicissitudini che il generale sa conosce bene, anche se c'era curato lì allora quando cominciarono i problemi, siamo riusciti a trovare sui fondi ordinari delle risorse per fare lo scavo ed è stato uno scavo, devo dire, fortunatissimo, perché è venuto fuori uno dei monumenti più importanti della storia di Pompei, perché questo monumento marmoreo, che è una tomba di cui manca tutta la parte superiore, è praticamente tagliata al momento della costruzione di questo edificio nel 1843, allora in proprietà privata. Quando si fece l'edificio trovarono una tomba e quindi si iniziarono scavi clandestini, queste ne abbiamo le tracce. Sappiamo dagli archivi che arrivò anche il soprintendente del 43, Avellino, che trovò un grandissimo rilievo scolpito con scene di gladiatori che non si sapeva a quale tomba appartenesse e lo portò al Museo di Napoli. E questo rimase in proprietà privata per tutto l'Ottocento, quindi una serie di interventi qui ci sono stati non autorizzati. La fortuna vuole che non si sia mai intervenuto su questo lato. E invece il nostro scavo ha permesso di portare alla luce l'iscrizione della tomba, una iscrizione più lunga di Pompei, che ha su
7 righe per 4 metri e racconta la storia, tutto quello che ha fatto un individuo, un personaggio importante di Pompei, che probabilmente è vissuto fino all'ultimo anno di Pompei, la tomba credo sia proprio del 79, e tutte le opere che ha fatto in favore della comunità pompeiana, e ci dà dei dati straordinari sulla comunità pompeiana. Quindi mi faceva piacere farlo vedere perché cambia un po' la storia della, di Pompei. Sappiamo soprattutto quanti abitanti aveva, perché il personaggio dice, inizia dicendo icto che viridi sui epulo popolo pompeiano, cioè costui quando prese la toga virile, cioè diventa maggiorenne, offrì al popolo di Pompei, popolo vuol dire in latino i maschi adulti, i cittadini, offrì al popolo di Pompei un epulo, un banchetto che è talmente magnifico che realizzò 456 triclini, sono i tre letti dove si banchetta gli stesi, e aggiunge anche in modo che su ogni triclinio banchettassero distesi 15 persone, moltiplicando 456 per 15 viene fuori 6840 e abbiamo il numero di maschi adulti di Pompei. Quindi sappiamo finalmente la popolazione di Pompei, che prima era speculata in base al numero delle case di Pompei, ma non le conosciamo tutti, in base al territorio di Pompei che può nutrire la popolazione, ma non sappiamo quanto è esteso il territorio della colonia. Invece in questo caso sappiamo che aggiungendo mogli e donne e bambini, nell'antichità i maschi adulti sono circa il 27% della popolazione complessiva, abbiamo la popolazione di liberi di circa 30.000 persone, a cui si aggiungono gli schiavi, quindi circa 45.000 persone, cioè per quell'epoca una grossa comunità, quindi Pompei è un luogo particolarmente importante e questo spiega anche una serie di dati, anche di monumentalità del luogo che noi conosciamo, ma questo si spiega dal fatto che il fiume Sarno, su cui molto lavoriamo adesso, diciamo che adesso è diventato un luogo dello scandalo, invece allora era il porto fluviale di Pompei, tra l'altro, ed era l'asse di comunicazione con tutte le ricche città dell'entroterra, Nola, Acerra, tutte l'Ocera, avevano attraverso il Sarno lo sbocco al mare, quindi Pompei era il grande porto di tutta l'entroterra vesuviano, quindi era veramente un luogo ricco, come sappiamo, dai materiali che vengono da tutto il Mediterraneo, dalla Spagna a Rodi, all'Egitto, all'Europa settentrionale, quindi era veramente un luogo molto importante. Il personaggio continua, dice, non pago di tutto questo banchetto che deve essere significato un esborso notevole, dice, e inoltre fece uno spettacolo gladiatorio così grande e splendido che vive nell'arena 416 dei gladiatori. Questo vuol dire una settimana di giochi con almeno 30 coppie di gladiatori a giorno, appunto di una carneficina deve essere stata, e quindi però dei giochi enormi, e poi continua con tutta una serie di dati alludendo anche uno dei pochi fatti famosi di Pompei a livello nazionale di quegli anni, era la squalifica dell'anfiteatro di Pompei del 59, quando ci fu questa grande rissa con i nocerini e i pompeiani che lì erano quelli, diciamo, erano la parte, diciamo, più meno civile, era andata all'anfiteatro con le armi, per cui dopo gli alterchi tirarono fuori le armi e ci furono molti feriti, lo dice lo storico Tacito che riporta il Senato Consulto, cioè il decreto del Senato di Roma che intervenne per questo problema e squalificò per 10 anni l'anfiteatro, esattamente. E qui è molto interessante perché lui dice a un certo punto nei giochi che lui organizzò anche dei giochi prima del Senato Consulto, un po' strano, forse può riferirsi solo a quello, cioè lui nei giochi del 59, evidentemente, quelli che poi portarono alla squalifica, lui aveva organizzato le cacce, dice, organizzò cacce di animali, anche queste gigantesche, dice, utilizzando omnis generibus bestiarum, quindi gesti di ogni genere che venivano da tutto dall'Africa, dall'Asia, leoni, tigri, antilopi, eccetera, eccetera. Nei documenti di un banchiere scritti su tavole cerate che li registrano come delle quietanze al maggio, cioè quando ci dovrebbero essere ancora sindaci in carica dell'anno precedente, già due nuovi nomi, per questo vuol dire che appunto erano stati sicuramente dei banchieri. E poi continua dicendo che per tutto questo l'assemblea, il senato locale, il consiglio comunale chiese che lui fosse nominato patronus, che vuol dire protettore della corona, che vuol dire un titolo onorifico enorme, ma
Emergentismo, perché lui per esempio dà soldi a tutti, lo dice anche lui, dà soldi al senato locale. Non era corruzione allora. Non i sindaci, ricevevano, cioè erano forme non considerate ovviamente nel loro diritto corruzione. E quindi lui però dice, quando lo nominano patrono, lui dice non degno, dice non sono degno, non basta pure questa carica, perché ovviamente non. Comunque questo per dire un documento straordinario che si è riuscito a portare alla luce. Adesso questa seconda tranche di lavori prevede lo scavo di tutta questa, che la pillola originale dell'edizione, c'è tutta la stratigrafia della giornata di edizione. Io sui miei piedi siamo sulle comici di luce, che quelle che si accumulano nella seconda parte della pioggia di Cocci, che durò 18 ore, e invece questi fa, questa stratigrafia sono i flussi pirografici, cioè la nube di cenere con gas ad altissima temperatura che distrugge tutto quello che non era stato riempito di lapilli, uccide tutti quelli che non ancora, perché la temperatura era per shock terra. E quindi noi adesso si scava, tra l'altro si scava questo documento incredibile, guardate questo solco è una strada, sono solchi in carri, che viene verificato qui da tutti, e qui sono i carri che sono distinti dell'eruzione che cercano da portare ad andare verso il mare. E hanno realizzato questo. Questo è un documento incredibile. Ovviamente non si può conservare perché è fatto di lapilli friabili per eccellenza. L'onorevole subito dice scendo. Ho pensi la storia. No, però abbiamo fatto un calco di questo in modo da. E quindi abbiamo il documento, poi scaviamo e poi lo potremo ricollocare dopo lo scavo. Invece adesso andiamo di qua dove vedete, c'è tutti, stiamo scavando tutti i bambini, queste due tombe le abbiamo restaurate, non state scavate nel 2000, ma erano le tombe, e poi adesso il progetto prevederà proprio la ricondizionamento dell'area di nuovi uffici, l'area e l'apertura al pubblico di tutta questa nuova fascia di tombe. Scendo di qua, scusate, c'è Sabile, e poi sotto c'è qualcuno che si è disegnato sul fallo. Un birbante che andava lì a fare questo ballo, si vede questo enorme ballo sopra lo scritto. Sempre d'epoca? Sempre d'epoca. Eccolo. Non si vede perché c'è il sole. Hanno tolto per scartare. È sotto la terra, quindi si fa una volta scavato. Poi in realtà per nascondere questo. Anche c'era costruzione per un ponte, non so come doveva fare. Quindi non è 1800. Nell'Ottocento invece si scoprirono queste due bellissime tombe che si chiamano tombe a scuola dei Sedra, che sono di epoca più antica di quelle, sono probabilmente dell'inizio del primo secolo dopo Cristo, e anche queste le stiamo restaurando in modo da qui avere proprio un bel una nuova parte del esattamente sulla tomba. Esatto, sì, per commemorare i morti. Sì, sì, sì. E poi sul bordo ci scrivono anche il nome del defunto, Marco. Un po' come adesso fanno i messi. Le lodi post mortem. Vicino. Non c'è.
Beh, è cambiato parecchio, penso. Da un punto di vista. Già per pochi anni fa erano tutti travi, travetti e travettine che non si passava da nessuna parte. Non so che il mister che fa la loro svolta sono Franceschini. Come? Ministro Franceschini. Scusate, due parole su questo cantiere. Questo è l'ultimo cantiere che resta di messa in sicurezza di Pompei. Abbiamo con il grande progetto messo in sicurezza tutti i 44 ettari scavati. Queste sono le ultime due regioni, 1 e 2, che sono rimaste in, un po' in ritardo perché la gara generò un contenzioso. Il secondo fece ricorso al primo, il TAR sospese il cantiere per un anno e mezzo, ci fu un crollo. Dopodiché abbiamo annunciato che il crollo era nell'area che era sbloccata, il giorno dopo si è sbloccato il cantiere. Il TAR è intervenuto a favore della sovrintendenza. Comunque, scherzi a parte, siamo adesso molto contenti che questo si sta completando nel giro di pochi mesi. Per ottobre è prevista la chiusura di quest'altra grande area di messa in sicurezza. Questo vuol dire riaprire le strade, anche perché si apre case, Porta Stabia, si apre Porta Stabia, è il primo esatto, quindi poi è una strategica perché lì sono i teatri, quindi diventa una nuova area di visita molto si scavi dell'Ottocento e lì si fa capire bene come era tutto questo, era coperto da vegetazione, era un campo come la tomba, cioè tutti i materiali rapiti davanti alla tomba ricoprivano con le lecce compese dopo la mattina dopo l'eruzione non si riconosceva più la città e quindi vennero completamente abbandonati e qui poi diventò un'area di campagna. Copriva nel 700 quando iniziano gli scavi. Vedete, questa è la zona di teatri dove stavamo in questi giorni in corso la stagione teatrale in collaborazione col Teatro Stabile di Napoli. Tra l'altro anche oggi e domani ci sarà uno spettacolo, poi di nuovo la prossima settimana. È una bella iniziativa che facciamo con Luca De Fusco del Teatro Stabile di Napoli, già questo è il terzo anno. Ho fatto una convenzione quadriennale per la valorizzazione e sono ovviamente opere, ieri era Edipo a Colono e poi c'è stata La Tempesta, sempre con la regia invece prima di De Fusco, e poi ci sarà un satiricon e poi l'ultimo spettacolo, un balletto della compagnia di Tel Aviv che fa prima Matera per la capitale della cultura e poi la portiamo qui da noi. Questa quale casa è? Questa c'è, casa dei cieli. Ah sì, è piccolina però. La casa dei cieli. Dunque, allora, questa casa è una casa stupenda che abbiamo appunto voluto riaprire e tra l'altro con l'idea di anche riposizionare laddove è possibile gli arredi. Gli arredi di solito sono messi in magazzino, non erano visibili, vedete in questo pozzo, quel bellissimo tavolo di marmo che era tipico degli ingressi delle case. Questo è l'atrio della casa. Tipico della casa romana, di solito i tavoli marmorei venivano con questi piedi decorati di solito con teste leonine, erano lì perché esponevano anche l'argenteria delle case, gli oggetti preziosi, quindi dalla strada chi passava vedeva subito il livello, percepiva anche il giardino che era in fondo, anche se era molto piccolo, però era molto in evidenza, perché il giardino era un simbolo di status. Quindi qui abbiamo scritto, tra l'altro, oltre a riaprirla con il restauro del grande progetto, abbiamo fatto un bel lavoro con il team di manutenzione, questo Alex che abbiamo cooptato, per cui questo è stato riportato al colore originale, tutto questo impluvio che vedete è con frammenti di terracotta, che ha questo colore rosso che non ti vedo più, perché è ricoperto da tanti strati di porcizia, che non ti vedo più. Quindi un lavoro che adesso si è ripristinato lo stato originale e poi sistematicamente si lavora in modo che non perda più questa visibilità. E questo che cos'era? Questo è l'ingresso delle case romane, che di solito aveva un'apertura nel tetto, noi adesso abbiamo messo ovviamente la copertura per evitare la grafite, in connessione con le case di un certo livello avevano questo sistema di approvvigionamento idrico, quindi si aveva l'acqua in casa sistematicamente. Una cosa interessante di questo è che qui si può osservare, qua nel momento degli scavi novecenteschi, i calchi degli arredi, questi sono calchi in legno, di calchi in gesso,
di legno, degli originali armadi in legno. Quindi quando il materiale vulcanico ha riempito tutto, questa cenere ingrita, di solito il legno che si è decomposto ha lasciato l'impronta sulle cenere. Quindi colando il gesso viene fuori, vedete, il trancio, si vede molto bene le gambe del tavolo, dell'armadio. Questo è un armadio con una serie di ante dei pannelli che si può, qui si vede l'area della cerniera che si apriva in questo ambito. Quindi è possibile anche recuperare le tracce di questi. Sullo sfondo c'era questo enorme affresco molto bello di con una caccia, quindi è come se si sfonda la parete di questo giardino e si vede un paesaggio tipo savana esotico sullo sfondo. E quindi vedete anche quanto sono molto belli questi pilastri con questi giardini proprio idillici, con pavoni, questa statua di ninfa che ha il bacino dell'acqua, eccetera. E